Carissimi amici, buona domenica a tutti, eh? E buongiorno soprattutto. Allora, mese di dicembre, mese natalizio quindi, eh? Cambio di anno. Mese ricco anche di novità, eh? Per tutti. Allora, intanto mi faccio un po' di prebarba, va? Io metto questo l'olio di argan. Eccolo qua. Olio di argan. Eh? Da mettere un po' così come viene, ecco qua. Così intanto possiamo parlare. Ieri abbiamo visto insieme Extro Miele, eh? Altro prodotto artigianale italiano. Ultimamente stiamo vedendo spesso, i prodotti italiani che, come sappiamo, sono meravigliosi e non hanno molto da invidiare all'estero. Forse dovrebbero imparare gli imprenditori italiani a fare più magari investimento e farsi conoscere in giro, perché altrimenti questi stranieri ci prendono anche lo stivale, eh? Omega 6782, grado super, che andiamo a utilizzare. Ma ce la facciamo stamattina, eh? Dura, è difficile, ma domani sarà peggio. Poi cosa andiamo a vedere? A parte l'extro miele che abbiamo visto ieri, eh? Extro miele. Oggi proviamo insieme la Derby Premium, eh? Questa nuova lama turca di Derby che al di fuori ha le sembianze di una lametta nuova dalla confezione. La descrizione rimane più o meno della copertura, rimane quella della Derby. Quella vecchia, no? Quella vecchia, la extra, ve la ricordate, no? La extra, quella verde che tanto ha fatto tribulare noi rasatori. E vediamo un po' le differenze. Innanzitutto, vi rubo solo qualche secondo, ma ne ho tirate fuori due dalle confezioni. Questa è la Premium e questa è la Derby Extra. La Derby Premium ha di sé che è molto più morbida della Extra. È molto più morbida, tanto che il punto di rottura, come vedete, della Derby Extra è più alto. Invece la Premium, guardate come si piega. Possiamo andare avanti finché non si spezza, vediamo che cosa succede. Tanto sono incartate. No, tengono tutte e due. Però la Premium è più flessibile perché è più sottile. Quindi l'ho utilizzata diverse volte durante la settimana appunto per testarla ho visto che ha un certo grado di morbidezza e l'ho provata su Miele R41, eh. E devo dire che si è comportata molto bene, però su R41 funziona praticamente tutto perché è un pettine talmente aperto che funziona tutto. Oggi invece proviamo uno slant bar, il Mercure 39C con questa lama che abbiamo. Visto che è così morbida, la proviamo.
La proviamo su slant bar. Su slant si dovrebbe comportare meglio, no? Adesso questa lametta qua non mi piace perché si è mantenuta storta. Sì, la cambiamo. Questa qui non va più bene ormai. Mettiamo nella sua carta e la va in smaltimento. Prendo un'altra lametta. Era giusto per farvi vedere il grado di morbidezza di queste nuove Derby Premium. L'incarto è un po' scarno, eh? Non dà l'idea di una lama di alto valore, però poi bisogna vedere, insomma. Io le ho provate su R41 e devo dire che non c'è da lamentarsi. Adesso vediamo su Slant, eh? Come si comporta. Slant leggero, perché comunque non ha una forte torsione. Adesso vediamo questo extro miele, extro miele che abbiamo provato ieri, montiamolo con l'omega, appena appena di acqua. Se non è sufficiente, poi l'aggiungo durante il montaggio. Oggi bisogna correre, perché ho perso tempo all'inizio. E però di certe cose bisogna parlare, non si possono lasciare. Cose, pareri non detti, extro miele, eh? Oggi devo fare le passate ultra veloci, allora. Siamo già a 8 minuti e passa di video. Però bisogna perdere più tempo nel montaggio che non nel passaggio del rasoio, perché l'importante è il montaggio. Montaggio di Omega 6782 grado super. Ecco il profumo di miele, che è mattina. Montaggio protettivo. Beh, io posso iniziare a radermi con Mercure 39C e questa Derby Premium. Rasoio pesantissimo. Non fatica a levare la barba.
Sapone montato a stucco ultra protettivo. Sento l'effetto dello slant sulla pelle, eh? Beh, direi che la prima passata ha portato via gran parte della barba. Vediamo un po' di richiamare la saponata. Manico lungo oggi, per l'Omega. Più wet questo shaving. Montaggio serio, eh? Eh sì, questo lo devo fare bene, fluido, perché adesso passa il rasoio in obliquo. Una maschera di cera. Adesso vediamo l'obliquo slant Mercure 39C con Derby Premium. Direi che anche l'obliquo, si è comportato egregiamente con queste Derby Premium. Sapone che non fa una piega. Derby Premium scusate, le sento piuttosto forti nel radere. Credo che possano dare a Reale filo da torcere alle lamette di medio-alta qualità. Non sono delle federe, però sicuramente alle Astra gli danno grande filo da torcere, le Astra Verdi. Sono superiori le Derby Premium. Sicuramente, almeno da quanto ho potuto vedere.
profumo di miele, pappa reale, invadono la postazione di lavoro. Diciamo che più che non è che lo invade, però è presente. Non ha una nota innaturale. Si sente, c'è. E la mattina è un piacere da sentire. A chi piace il miele, eh? Poi magari c'è qualcuno a cui non piace, vabbè, ma normale. E adesso posso passare al contropelo con Mercure 39C e Derby Premium. Ecco qua, non ho fatto neanche in tempo a parlare durante il passaggio del rasoio, che avevo già finito le passate, un contropelo. Ecco qua, beh, io direi che oramai non c'è più nulla da levare, eh? Non c'è più nulla da levare, queste premium con 39C non hanno veramente lasciato nulla, eh? Ma sono delle lame che non mi danno assolutamente fastidio. Se ne ho comprate, ho comprato il blister gigante da 100 lame, eh? Pagato una sciocchezza, 10 euro. E devo dire che la profondità di taglio esiste tutta, eh? Irritazioni non ne vedo, tagli neanche. Eppure i passaggi sono stati anche veloci, magari piuttosto audaci, però si riesce tranquillamente a utilizzare questa Derby Premium in modalità slant,
Avete visto anche voi come rade profondamente, vabbè, certo 39C è abbastanza maestro in questo. Bella, mi piace questa premium. Lama molto sottile, quindi probabilmente lavorazione sul filo che è di qualche micron più sottile delle precedenti produzioni, e quindi rade di più non ce n'è. Ciniello, diamo una sciacquata all'esterno della confezione. Esterno, all'interno non ci va l'acqua, altrimenti rovinate il sapone. Bravo nuovamente Ciniello. L'elasticità della pelle, quindi il post rasatura è notevole. Tra l'altro ci avevamo messo pochissimo insieme. Sono partito a 8 minuti o 7 minuti e qualcosa e siamo a 21 minuti, quindi è stata una rasatura piuttosto veloce. Ciniello, vi stavo dicendo, mi pare non abbia da imparare molto sul fare il sapone. Sapone che si è comportato bene anche questa volta come la scorsa nella versione tabacco, questa volta miele che ispira ancora più naturalezza, e la meccanica del sapone l'avete vista anche voi, quindi non serve che usi io molte altre parole. Gli occhi li avete benissimo e ci vedete benissimo, sapete ben distinguere un prodotto da un altro oramai. Sono quasi 2 anni che ci conosciamo, quindi avete visto tante cose, non solo su questo canale, quindi ci sono tantissimi prodotti da vedere. Aftershave Positano. Positano, questo ha una fragranza al fico, se non io, dunque fico, sì. Allora, sempre l'olio sul fondo, vedete? Si è depositato sul fondo, che poi con un'agitata, una shakerata, si mescola la preparazione. Ed è pronto l'after shave. Quindi prodotti molto naturali. Questo qui si sa veramente di fiore, fiore e il fico. Beh, ecco perché si chiama Positano, quindi, E qui inizia lo sciacquo, perché sapete che se io me di aftershave ne metto a cascate, Positano. Beh, anche questo è elegante, tra l'altro. Ma mettiamone ancora un po'. Tra l'altro dopo devo andare a correre, quindi lascerò la scia, Mi piace. Prodotto elegante. Elegante e naturale. Anche qui, un altro prodotto rasatura di prestigio, insomma. Anche oggi, e non ci facciamo mancare niente, insomma. Mercure 39C, ve l'ho già detto, il martello di Thor, gigantesco, pesantissimo, non perdona la barba e vabbè, vi può perdonare in viso qualcosa, da non premere perché è già pesante il rasoio. Chi ce l'ha può confermare
che non è un oggetto con cui ci si può scherzare troppo, è sempre un rasoio a lama, quindi cosa rimane? Omega 6782 con il manico più lungo, e che quindi riesce ad essere preso tra le dita per delle spennellate più tecniche ancora su tutto il viso, in questo modo. E diciamo che il ciuffo silver, sì, silver, tipo, non è silver, tipo, è super. Il ciuffo super è molto morbido. Ma io direi che più che floppy, non è proprio floppy floppy. Sì, ha una certa morbidezza, però spesso e volentieri un backbone elevato su tassi silvertip costano uno sproposito. E poi non è che si abbia questa grandissima differenza di montaggio. Voi vedete delle gravi difficoltà di un pennello di grado super mentre faccio i miei montaggi. Io non trovo nessuna difficoltà assoluta, e quindi mi sembra inutile spendere 200 o 300 euro per un pennello quando con al massimo, in questo caso, un 80-90 euro che sono già ben spesi, anche se il manico è cavo, non mi piace tantissimo questo Omega 6782. Avrei preferito un manico pieno. Però non c'è molta concorrenza in giro a questi prezzi, quindi il ciuffo è davvero super. È di grado super, ma è proprio super come pennello. Adesso mi metto un po' di crema idratante, questa Rivita Lift. Mi si è sporcata un po' di crema da barba. Rivita Lift, sai cosa diranno le donne che magari guardano oppure vi vedono in casa utilizzare la Rivita Lift, che avete fregato alle donne di casa? Ma secondo me le vostre mogli ci vogliono male, ma adesso vi freghiamo anche i prodotti. Se ne frega, tanto l'uomo è nato per essere odiato, no? Tanto odio, tanto onore. Bene, cari amici, la sbarbata è terminata qui. Io mi sono divertito parecchio, non so voi, e nonostante abbiamo perso tempo anche in chiacchiere piuttosto che in rasatura, abbiamo più parlato che rasato. E allora io, come al solito, vi auguro una buona domenica. Strafogatevi pure e soprattutto buona settimana, e se lasciate i commenti poi io vi rispondo nel corso della settimana, dandomi magari qualche giorno, perché adesso siamo tanti sul canale, ci metto più tempo a rispondere, però rispondo a tutti. Quindi un grosso abbraccio da Mauro, un saluto dal canale della rasatura del neofita, buona settimana a tutti e a presto per un nuovo video. Ciao amici!